rosa. Quando sono bello, guarda. E mi faccio pazza parola d'onore. Ma perché? Ma ti rendi conto che io guadagno solo 65.000 lire al mese? E beh. Come beh? I pigli 65.000 lire al mese e tu vai a fare 212.000 lire di debito in coppa alla sada mia. E io quando la metto la capo in coppa cuscino? Quando? La mietta, sì, non ti preoccupare. Capo, adesso ho frunuto il pene nostro. Già, adesso arriva Roscildo dall'America. Uè, non ha cominciato, sa? Roscillo, non Roscillo. Chi lo mi frate, torno dall'America dopo 30 anni e io non posso fare un mio coppo materasse e vegetale. E beh, dice cazzo, non c'è parola d'onore. Ma perché? Io ho 2 giorni muto fino a mo'. Tu vuoi mettere tu a is? Meglio che non ti... Sei americano tu? È meglio che non ti risponda perché sennò da giavattolo sulla mente. Ma vattene, che tu non perdi niente di tutte quelle che cacciate e quelle che stai spendendo per la venuta di mio fratello. Sì, eh? Eh sì, quello si dissoffica. Chi lo mo' che arriva, tu con moglie e donna. Ah, sì, ma state zitto, dimmi piuttosto. L'hanno portata a provvista. A provvista? Quale provvista? Tu che la vuoi, hai combinato? Ma quale vuoi? Io ci ho fatto la provvista e mangiavo un mese. Oh, mamma mia. Uoglio, insogno, pasta, buate pomarole, scatole di carne, 4 soprussate, un prosciutto sano e 10 bottiglie di whisky. Che pozza passano hai? Pure un whisky hai pigliato. Ah, ecco, volevo far bere all'anno, so. E quando hai speso tutta sta roba? Niente, 83.000 lire. Oh, 83.000 lire. E con chi si chiude a fare? Con chi? Con Don Emanuele Cabace. Ma ci fatterà pure 17.000 lire in contante. E così mi ha parato 100.000 lire. Verito, verito, e te l'ha data? E perché non me l'aveva la scusa? Io l'ho firmata una tutarella per 110.000 lire che c'è papà ma fino a mese. Pure 10.000 lire di interesse? No, tu non muori a casa tua. A te t'hanno a sparare in da rovica stretta. Non saprà niente nuovo. Ma dove si pigliano tutti questi soldi? A due? Ma che ti credi che io sono come padrone della banca di Napoli? E che li devi pagare tu? E chi è pavo, Monacil? Frate, ma chi la mo che vede, tu con moglie e donna? E dallo che sto con migliaia, non voglio essere con migliaia, voglio stare a nure, capito? Papà, mamma, aprite! Uè, loca, uè, eccolo qua, frate mio! Uè, è muta, va la riceverà per lo meno vicino alla porta. No, non ci voglio, io non voglio aprire. Nicolì, oh zia, dove sto? Sasalen! Papà, datemi la mano che sta valigia messa. E caccia fa, mi non l'ha. Caspita, ma non voglio fare proprio niente. Voglio fare niente. Voi avete a scendere con me che abbascio palazzo. Ma ce ne stanno nati quattro che sono più pesanti che sei solo, non ce la faccio. Qua mi scendo qualcosa. Lui ha così dire qualcosa superto. Ah, sì. E dica allo zio di non darvi niente a tutto quello che ha portato dall'America. E fai pure, pigliatelo tutto tu, va. E che bello sì, papà. E che bello sì. Hai ragione. E indisi, 5 valigie, chissà che ha portato che sti parte. Uè, non fa sta faccia, non ti fa trovare così, che chi l'è per maloso, sa se impressionato. Non ti preoccupare, che mo che bello faccio una bella tarantella. Anzi, mo cominciamo voi. Everybody! Mica, è frato mio! Oh, yeah, you see Carmelina, my sister! Oh, well, you, come ti sei fatto nice! Vieni qua, give him a kiss! Cari! E che ne sa, ci? Frato mio, come sei bello! Vieni qua, cammina, e muovo da un kiss! Ma non lo capisci, che vuoi? Oh, non capis! E chi sti di, impiano va a capire! Non ce ne trovano, non ce ne trovano, capis! Non chiss, vogliono vas! Tu vuoi un vas? Va, niente, mille, un milione, va, stronco, frato mio bello! Bello, se state abbracciando Garibaldi e Vittorio Emanuele. Amici, papà, datemi la mano! Ma quantate ce ne stanno, questi palici? Quantate ce ne stanno? Nati due, sono chieni, papà! Allegria! È arrivato mai che buongiorno! Io credo che sono fornuto il pene nostro! Per dire tu, io dico che pene me mo stanno a cominciare noi! Anzi, so già come c'ho. Carmelina, ma chi è chi che parli solo? Chi è? Chi è Giovanni Marittimo? Ah, chi è Osborne tu, No, è Giovanni, mio marito. Ah, ci capito, marito. In America, marito si chiama Osborne. Ah, vabbè, allora io sono bene figlio. Giovanni, vieni a qua. Chi è mio fratello Michele? Ti presento a Giovanni, mio marito. Piacere di conoscermi. Mario, tu, are you fell?
Tu e sorda. Come dite, scusate, non ho capito. Hai un fair, cioè come ti senti. Una bellezza. Ok, mi fa piacere. Carmine, ma chi ti sei chiuso a sposare? Ma perché non ti piace? Chi stai troppo curioso? Ma voi guardate chi parla, chi le parla sta Laurella, papà. In America l'uomo come chi stai ghiattano, yes. Ah, che mi ha pigliato per un portuale alla frascita. Cominciamo pure. Amici, siamo a caccia in stanata. Papà, datemi un'altra mano. Non ne tengo più. Due mani, te ne hai le pigliato tutte e due prima. Ecco. Come faccio? Che sapeste? Chi è tanto era? Tu che buoni. E che bello faticatore, siete. O sì, mo carapite valigia a papà non la vita da niente. Amici, oh figlio, tu hai proprio un nice voice. Quando io faccio con pecchi in America, me lo porto con me. L'ho portato con voi. E domani, va. È stata San Gennaro, così mi ha cominciato a lavare un deficiente da due. Te vuoi portare con te? Che non so parlare l'americano. No, metto a faticare con un friente mio che è proprietario in un barraccone. Lo metto a fare scegna maestrato. Stai zitto, hai visto quanto è bello frate mio? Si porta a Nicolini in America. Quando si è bello, può si cambia 100 anni. Senti, e che fa sto fredente tu? Ah, ma fredente, friend, significa amico. Amico significa. Ma voi, ma ci sbagliate. E che fa sta amico tuo? È proprietario in un barraccone. E in un barraccone, a scignovetta fa, a scignovetta. Ma dove venne nell'automobile usata? Ecco qua, sono fornuto in valigia. Ah, papà, va. Papà, già mi ero scordato che poi non volete faticare. Ecco, non voglio faticare. Papà è sfaticato. Tu in America non facessi fortuna, perché sei curioso e sfaticato. Beh, voi avete questo per rispondere a frate, dove avete questo per rispondere? Datemi i soldi per pagare un tassi, io qua mi uccido che ha portato in valigia. Amoc! Salute. Non ha fatto sternuto. Ah, già detto, amoc, che in americano significa quanti soldi, e quanti. Ah, amoc, quanti soldi, amoc 3.800 lire, che mi uccide 1.200 lire da sì. All right, dalle pure 5.000 lire, mancia. Mi capite, ci va, 5.000 lire, io che cuore che tene che lo frate mio. Si capisce, io verrà all'America, americano i dollari trovano in terra. Cachino, stanno aspettando, mi voglio darsi 10.000 lire, no? Cognato, anche le tue 10.000 lire, che poi facciamo i conti. Cosa fa, non ho capito bene, mo c'è io 10. Cazzi, con me combinato, Anna Carmela, con me combinato. Cazzi, caro paio di dolle. Fermi tu! Che? What's matter? Ma che è successo? Chi siete? Scusate? Polizia! E a chi volete? Michele Morsillo, l'americano. Ah, è lui, volete l'anno, quello con i sicari in bocca. Lo saccio, conosco. Oh Michele, intanto qua non me l'hai fatto sotto all'occhio, ma qua non mi scappa. Ma chi è? Ma come sarei? Non mi scappa? Ma chi è? Fermi voi, non mi muovete. A voi pigliate le valigie e chi sto calando? Aspettate, Marisciamo, ma guardate come parlate, questo è mio fratello. Ma congrato, era un bello delinquente. È venuto a Napoli per impiantare un deposito di armi clandestino. Ma che state dicendo? State zitto, ma quali armi? Ma dove stanno queste armi? Chi le ha portate solamente 5 valigie? Cinque, ecco, bravo. E soccine pistole, fucile, mitragliatore, mitragliatrice, pugnale e bomba a mano. È arrivata la Santa Barbara dall'America. Andiamo un cenno, amiche. Un deposito dove ammettere a fucile. Maresciallo, scusate, abbiate pazienza, ma che fate? Ve l'ho portato? No, ma ve lo stavamo a buio. Maresciallo, scusate, vi posso fare una domanda? Abbiate pazienza. No. Vorrei sapere, per i complici, la legge che prevede? La stessa pena. E allora vi dovete portare pure a mio figlio, venite là, noi siamo le case. Ma perché vostro figlio favoreggiava questo delinquente? No, veramente il favoreggiamento non lo faceva lui, lo faceva mia moglie. Lui collaborava, Aspetta, ma non è un barcato. 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 Ma non è un barcato